con Tommaso Colamaria, allenatore del Monza. Una prestazione bella quella della sua squadra, che però esce sconfitta 7-5. Qui la differenza l'hanno fatto gli interpreti in una gara che tutto sommato ha visto molte occasioni anche create dalla sua squadra. Sì, tante occasioni e anche in una fase dove la partita poteva essere indirizzata diversamente che la fase iniziale, però hai detto bene tu, gli interpreti sono lì per suonare e per interpretare il loro spartito e quando lo fanno bene è anche un piacere vedere certe partite. Io non posso rimproverare niente alla mia squadra dal punto di vista dell'intensità, dell'applicazione. E abbiamo fatto un grosso passo avanti dal punto di vista della mentalità e dell'intensità sulle partite fuori casa, che rimangono il nostro punto dolente, perché poi al di là di tutto la classifica dice che siamo fermi e fuori casa non abbiamo fatto un punto. Se vogliamo vedere gli episodi principali, dopo i time out il Monza ha sempre reagito bene, dopo aver subito gol è tornato quasi sempre in partita. Forse l'episodio più contestato è stato quello della punizione, dove chiedevate il tocco di Català, non è arrivato. Poi però quando vi siete trovati sotto di 4 reti siete rientrati, avete dimezzato lo svantaggio. Sì, che l'ho detto anche ai ragazzi, contro una squadra esperta come questa, esperta e brava, essere sotto di 4 gol vuol dire normalmente non riuscire più a giocare. Invece abbiamo avuto la forza, nonostante qualche giocatore non abbia potuto cambiarlo, abbiamo avuto la forza di reagire non sconsideratamente e di rimettere quasi in piedi una partita che con un po' di fortuna potevamo veramente provare a rimettere, abbiamo provato a rimetterla in piedi, un po' di fortuna in più potevamo anche rintuzzare qualcosa di più. Le prime giornate di campionato sono andate, piccolo bilancio di questa parte di campionato che vi vede con 5 punti, qual è tutto sommato il tuo bilancio? È un bilancio chiaroscuro, perché come dicevo prima dobbiamo assolutamente sfatare questo tabù di non far punti fuori casa, e non ne faccio una questione di squadre abbordabili o meno, perché noi lavoriamo, ci prepariamo anche a livello di mentalità per giocare per i 3 punti con tutte le squadre, altrimenti se dovessimo giocare per contenere saremmo una squadra che non riuscirebbe ad esprimersi, perché abbiamo giocatori che devono esprimersi. Per cui è un bilancio in questo momento anche per me un po' difficile, perché hai voglia far finta di capire tutto o di conoscere tutto. Ci manca qualche punto e ci manca per nostra responsabilità, per cui quello su cui dobbiamo lavorare tanto è trovare qual è quello che ci manca in questo momento nelle partite fuori casa. Qualcosa abbiamo trovata, adesso ci manca a livello di risultato. Ringrazio e in bocca al lupo per il futuro. Grazie a voi e buonasera.